In Senato il decreto sicurezza va verso il voto di fiducia. Salvini si dice convinto che il provvedimento sarà approvato. Ci saranno regole più severe per i delinquenti. Ma la partita politica di queste ore è complicata dalle tensioni tra Lega e 5 Stelle sulla riforma della prescrizione. Per appianare i contrasti se ne discuterà in un vertice con il Premier e i suoi vice. Sulla manovra prove di dialogo tra Roma e Bruxelles, per il ministro Tria la discussione con l'Europa continua. Dopo l'Eurogruppo di ieri, oggi se ne discute nella riunione dell'Ecofin. Dall'Italia la Commissione aspetta una risposta forte e precisa, ribadisce il commissario agli affari economici Moscovici. È il giorno del grande test per Donald Trump. Le elezioni di metà mandato sono la verifica sui primi due anni di presidenza. I sondaggi parlano di una probabile vittoria democratica alla Camera dei rappresentanti e di una conferma dei repubblicani al Senato. Tutti i risultati in diretta sulla 7 nello speciale condotto da Enrico Mentana a partire dalla mezzanotte. Lo Stato italiano deve recuperare l'ICI non pagata dalla Chiesa, è la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si chiude così una vicenda che si trascina da anni. I giudici lussemburghesi hanno accolto un ricorso di una scuola elementare di Roma. La decisione potrebbe portare nelle casse dello Stato circa 4 miliardi di euro. E sono 11 le regioni che hanno presentato la richiesta di stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo che ha colpito l'Italia, che ammonterebbero a 3 miliardi. Situazione di allerta a Torino per la piena del Po. A Palermo i funerali delle 9 persone travolte dalla piena del fiume. A Casteldaccia la procura indaga per omicidio e disastro colposo. Dal Pakistan, drammatica appella all'Italia del marito di Asia Bibi, la donna cristiana condannata all'impiccagione per blasfemia, ma poi assolta dalla Corte Suprema. La sentenza ha scatenato la rabbia e le proteste dei fondamentalisti islamici, da qui la richiesta al governo italiano di un aiuto per lasciare il paese. Stiamo lavorando con discrezione, risponde il vice premier Salvini. Serata di grandi sfide per le squadre italiane in Champions League. L'Inter affronta il Barcellona ancora senza Messi. I nerazzurri vanno a caccia di un successo che vorrebbe dire praticamente qualificazione agli ottavi di finale. Il Napoli ospita il Paris Saint-Germain, esordio in Europa di Gigi Buffon. Per la prima volta torna a difendere una porta in Italia, ma da avversario. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG della 7. Dunque Di Maio e Salvini stanno ritornando in Italia, cercheranno di trovare una quadra su un aspetto molto spigoloso, quello della prescrizione, sulla quale il Movimento 5 Stelle non ha intenzione di fare passi indietro, ma anche la Lega se ne discuterà in un vertice che è stato convocato dal Premier Conte. Nel frattempo si va verso la fiducia per quanto riguarda il decreto legge sulla sicurezza. Questa mattina il governo aveva chiesto una sospensione al Senato, poi il dibattimento è ricominciato da poco, ma il governo ha chiesto una nuova sospensione fino alle 16:30. Dal Ghana, dove è in visita ufficiale, Matteo Salvini si dice convinto che il decreto sicurezza passerà. Ci saranno regole più severe per i delinquenti, sarà un regalo per la sicurezza degli italiani, ha detto via radio il vice premier leghista poco prima che l'aula del Senato iniziasse la discussione sul decreto. Discussione sospesa poco dopo fra le proteste delle opposizioni che invocano chiarezza e rapidità su richiesta del sottosegretario del Carroccio Nicola Molteni per permettere la presentazione di un emendamento. Ieri il Movimento 5 Stelle aveva annunciato la fiducia sul provvedimento nel duplice tentativo di arginare la fronda dei 4 senatori grillini che sono contro il decreto e di evitare che il provvedimento passi con i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia, un'eventualità questa che avrebbe creato seri mal di pancia all'ala più ortodossa del movimento. La Lega però si è messa di traverso e così la decisione definitiva sarà presa oggi, dopo un vertice chiarificatore fra il Premier Conte e i due vice premier Salvini e Di Maio, non appena rientreranno in Italia dalle loro trasferte in Africa e in Cina. Se la fiducia è data ormai per certa sul decreto sicurezza, che quindi va verso il primo via libera, lo stesso non si può dire per il DDL anticorruzione in esame in Commissione Giustizia della Camera, che questa mattina, se non ci fosse stato un ulteriore slittamento dei lavori, con le inevitabili
inaccettabili proteste delle opposizioni, avrebbe dovuto decidere se ammettere o meno l'emendamento dei 5 Stelle sullo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Norma sulla quale è ancora scontro fra Movimento e Lega, con Di Maio e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, decisi a non cedere, mentre la Lega, sebbene abbia avanzato alcune proposte per snellire i tempi dei processi, sembra intenzionata a procedere con un DDL ad hoc sulla prescrizione. Anche di questo si discuterà nel vertice fra Salvini, Di Maio e il Premier Conte, che ricorda la prescrizione nel contratto di governo, mentre sull'ipotesi di porre la fiducia anche sul DDL anticorruzione chiarisce: stiamo valutando questa soluzione, ci riserviamo fino all'ultimo e oggi scioglieremo la riserva. E prosegue intanto l'esame della manovra da parte dell'Europa. Dopo l'Eurogruppo il ministro dell'Economia Tria si presenta davanti all'Ecofin e con l'Europa c'è qualche disaccordo, ha detto Tria, ma il dialogo continua. Il commissario agli affari economici invece Moscovici si aspetta dall'Italia una risposta forte e precisa. Il governo dell'Europa si aspetta insomma che entro il 13 novembre la legge di stabilità venga rivista e corretta. Dopo la riunione fiume dell'Eurogruppo, oggi a Bruxelles è la volta dell'Ecofin, ennesima occasione per parlare del caso Italia e della sua manovra che, come noto, è stata già bocciata dalla Commissione. E anche se continuano ad arrivare rassicurazioni e appelli al dialogo, la sostanza non cambia. Il governo continentale si aspetta entro il 13 novembre che la legge di bilancio venga rivista e corretta, che rientri insomma nelle regole del patto di stabilità, perché un conto è la concessione di un certo grado di flessibilità, un conto è sforare i parametri. Concetto ribadito anche oggi dal commissario agli affari economici Moscovici. Ci aspettiamo una risposta forte e precisa. Le questioni che abbiamo sollevato sono il deficit strutturale e il debito pubblico. Quello che accadrà dopo dipende dalla qualità delle risposte del governo italiano. La palla ora è nel loro campo e se non troviamo un accordo nel quadro delle regole comuni possono essere applicate le sanzioni, anche se rappresenterebbero un fallimento per tutti, avverte il francese, che ricorda come il responso definitivo arriverà il 21 di questo mese. Per Tria è un'altra giornata di fuoco, insomma, ieri si è trovato di fronte un Eurogruppo mai così compatto nello stigmatizzare un paese membro e oggi il ministro ammette i problemi con la Commissione, senza tuttavia drammatizzare. Il dialogo continuerà, certo abbiamo qualche disaccordo, ma questo non vuol dire che non possiamo avere un dialogo. Che però non si vede dove possa portare, visto che Bruxelles vuole un'altra manovra, mentre il governo non perde occasione per dire che non cambierà. D'altro canto lo stesso Tria lo aveva ribadito ieri sera, né compromesso né scontro, ha illustrato dati e strategia, la legge di bilancio non si tocca e la discussione va avanti. E questa mattina il sottosegretario Giorgetti è ancor più lapidario, nessuna manovra bis, la manovra è una sola. Intanto un segnale negativo arriva dall'indice PMI dei servizi, quello italiano è in calo di 3 punti rispetto a settembre, piombando sotto quota 50, la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo. La Francia, per capirci, ha invece superato i 55 punti. E ormai ci siamo, mancano poche ore alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Si eleggono la Camera dei rappresentanti, un terzo del Senato e i governatori di 36 stati. Però ormai queste elezioni, lo sappiamo, si sono trasformate in una sorta di referendum della presidenza di Donald Trump, che ha puntato tutto sulla paura nei confronti dell'immigrazione clandestina. L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo, queste le parole di Trump al suo ultimo comizio. Gli analisti parlano di una vittoria democratica alla Camera dei rappresentanti. I seggi si sono già aperti nello stato del Vermont e negli stati della costa orientale degli Stati Uniti. Un referendum su Donald Trump e il fatto che a definire in questi termini le odierne elezioni di medio termine statunitensi sia stato il diretto interessato la dice lunga su quanto contino. In ballo ci sono indirizzo e tenore degli ultimi 2 anni di mandato del presidente. La conferma della maggioranza repubblicana in entrambe le camere lo lancerebbe a vele spiegate verso le presidenziali del 2020. I sondaggi e le previsioni degli analisti però dicono altro e parlano di una probabile vittoria democratica alla Camera dei rappresentanti che viene rinnovata integralmente.
Presidente e di una conferma del GOP al Senato, dove anzi il margine ristrettissimo 51-49 potrebbe addirittura allargarsi, visto che dei 35 seggi in palio, 26 sono attualmente detenuti dai democratici, alcuni in stati dove nel 2016 vinse Trump. In ballo ci sono anche 36 poltrone da governatore, tra le quali quelle pesanti di Florida, Michigan e Georgia, dove per la prima volta un'afroamericana potrebbe riuscire a conquistare la guida di uno Stato. Se i pronostici dovessero essere veritieri, Trump si troverebbe a fare i conti con un ramo del Congresso del tutto ostile, con la necessità di dover scendere a compromessi, non proprio la specialità della casa. Per questo, nelle ultime settimane di campagna elettorale, nella notte gli ultimi comizi in Ohio e in due stati in bilico, Missouri e Indiana, ha chiamato a raccolta la base elettorale che lo ha portato alla Casa Bianca, facendo leva sulla paura, la paura dell'immigrazione clandestina, che peraltro ha partorito uno spot dal sapore talmente razzista nei confronti della carovana di migranti in viaggio verso il confine statunitense attraverso il Messico, che persino l'ultraconservatrice Fox si è rifiutata di mandarlo in onda. Un tasto sul quale ha spinto molto più a fondo di quanto non abbia fatto con l'economia, che pure viaggia a ritmi molto sostenuti. Con lo spettro di possibili interferenze per l'FBI ci sono state, ma senza che nessuna infrastruttura sia stata compromessa, mentre Facebook ha chiuso 115 account, compresi 85 su Instagram, proprio a causa dei timori che potessero essere legati a entità straniere interessate a influenzare l'esito elettorale. Sarà molto importante il dato dell'affluenza alle urne, affluenza più massiccia del solito. Già 35 milioni di cittadini statunitensi si sono espressi attraverso il voto postale, 4 anni fa erano stati 20 milioni. Se si tratti di una mobilitazione anti-Trump o dell'esatto contrario, lo sapremo solo a urne chiuse. E la 7 seguirà i risultati americani con una non stop che inizierà a mezzanotte e arriverà fino a domani mattina. Con il nostro direttore Enrico Mentana ci saranno gli inviati negli Stati Uniti, che sono Alessandra Sardoni in Texas e Damiano Ficoneri in Florida, per le sfide più importanti. In studio poi ci saranno numerosi ospiti: Franco Bechis, Marina Calculli, Marco da Milano, Giovanni Minoli, Mario Secchi e Maurizio Molinari. Collegato da Torino a New York ci sarà Aldo Cazzullo. Lorenzo Pregliasco e Giovanni Diamanti di Utrend forniranno i dati e i raffronti su questo importante voto americano. E proprio nel mezzo delle elezioni di medio termine, Donald Trump ha imposto nuove durissime sanzioni nei confronti dell'Iran. Soltanto 8 paesi sono stati esentati da queste sanzioni e potranno importare petrolio per non più di 6 mesi. Tra questi paesi c'è l'Italia, ma resta molto alta la tensione tra Washington e Teheran. Queste sanzioni rischiano di minare l'economia iraniana, già in crisi, e questo rischia anche di aumentare il malcontento nel paese. L'esenzione concessa all'Italia è dovuta agli eccellenti rapporti con gli Stati Uniti. Così Palazzo Chigi commenta la scelta della Casa Bianca, che ha incluso anche il nostro, tra gli 8 paesi che per 6 mesi saranno esclusi dalle sanzioni e potranno continuare a comprare petrolio da Teheran. In nostra compagnia ci sono Grecia, Corea del Sud, Giappone, Cina, Taiwan, India e Turchia. Non particolarmente riconoscente quest'ultima, se è vero che il governo di Ankara ha definito le sanzioni di Trump pericolose. Di certo alzano ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Fino a ieri gli iraniani pensavano a come raggiungere l'egemonia nella regione, adesso devono pensare soltanto a sopravvivere, annuncia trionfante Trump, mentre da Teheran rispondono con toni bellicosi. Stamattina il ministro degli esteri Zarif in un tweet ha attaccato: tra gli enti sanzionati dall'America ci sono anche una banca che è già fallita e una nave affondata. Ma svarione a parte, l'embargo è destinato a mordere ferocemente l'economia nella Repubblica degli Ayatollah. Le vendite di petrolio sono già crollate da mesi e la caduta del rial, la moneta iraniana, contro il dollaro sta facendo lievitare i prezzi, scatenando il malcontento. Ed è proprio quello lo scopo, neanche velato, della mossa di Trump, che ha completamente scardinato l'accordo con Teheran sul nucleare firmato appena 3 anni fa dal suo predecessore Barack Obama. Tornando all'Italia, la concessione fatta da Trump è quasi più simbolica che altro. L'ENI infatti già da tempo si è disimpegnata da quello che era fra i nostri principali fornitori, ma in cambio di questa generosità l'amministrazione americana punta certamente a incassare su altri fronti, dall'acquisto degli aerei F-35 alla questione del MUOS, il sistema di comunicazioni satellitari per uso militare installato in Sicilia e tanto contestato.
Una sentenza della Corte di Giustizia europea riapre un tema su cui a lungo in passato si è molto discusso, riguarda l'ICI. Ebbene, questa sentenza impone allo Stato italiano di recuperare l'ICI non versata dalla Chiesa e si tratta anche di una somma piuttosto consistente, 3-4 miliardi di euro. Lo Stato italiano deve recuperare l'ICI che la Chiesa Cattolica non ha versato. Con questa sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha scritto la parola fine sulla lunga querela relativa al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili da parte del Vaticano che si trascina da diversi anni e che ha coinvolto varie istituzioni. Con questa decisione infatti i giudici di Lussemburgo hanno annullato sia quanto fissato dalla Commissione Europea che la sentenza del Tribunale Europeo del 2016 con la quale si riconosceva l'assoluta impossibilità da parte dello Stato italiano di recuperare le tasse non versate nel periodo che va dal 2006 al 2011, viste le difficoltà di calcolo basato sui dati catastali e su quelli delle banche fiscali. Difficoltà interna all'Italia esclusivamente ad essa imputabili, ha sentenziato la Corte, che oggi non giustifica dunque la rinuncia alla riscossione dell'ICI da parte di Roma. Grazie a questa decisione, secondo una stima dell'ANCI, l'associazione che rappresenta quasi 7.000 comuni italiani, potrebbero entrare nelle casse dello Stato tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Ma gli effetti della sentenza non colpiscono solo la Chiesa Cattolica. A cascata coinvolgeranno anche tutti gli altri enti non commerciali, come fondazioni, accademie, partiti politici, associazioni sportive e di volontariato. Insomma, tutti quegli enti che non hanno come scopo esclusivo l'attività economica. Una sentenza storica per i vincitori di questa partita. Una scuola elementare Montessori, il proprietario di un bed and breakfast di Roma e i radicali. Erano ricorsi alla Corte di Giustizia sostenendo l'esistenza di una disparità di trattamento tra gli enti ecclesiastici che esercitando nelle vicinanze la stessa attività godevano dell'esenzione dal pagamento dell'ICI. Diversa invece la posizione presa dalla Corte di Giustizia sull'IMU, l'imposta che ha sostituito l'ICI. Le esenzioni per la Chiesa introdotte dal governo Monti sono legittime. Veniamo adesso al maltempo. 11 regioni italiane hanno chiesto al governo lo stato di emergenza, mentre adesso preoccupa la situazione del Po a Torino. Il ministro Toninelli ha fatto intanto un primo bilancio dei danni che si aggirano intorno ai 3 miliardi di euro. La piena del Po, come da previsioni, è arrivata anche a Torino, dove continua a piovere. L'allerta massima è attesa proprio in questi minuti. Questa mattina i morazzi appaiono così, è tutto allagato, anche il borgo medievale, le piste ciclabili lungo il fiume sono impraticabili. A Moncalieri, poco fuori la cintura, è il sindaco Montagna su Facebook ad annunciare che l'acqua ha superato il livello di guardia, 5,34 metri alle ore 10:15, ma è ancora distante dal livello di pericolo 6,40 metri. L'allerta è anche in altri comuni della provincia, a rischio esondazione. È stata chiusa anche la strada regionale 589, la Saluzzo-Pinerolo, dove il Po ha superato il livello di guardia di 3 metri di piena. Il maltempo resta nelle regioni del nord, dove sono attesi nubifragi che dovrebbero durare ancora per tutta la settimana. 32 vittime, danni ambientali pesantissimi, le comunità montane del Veneto, del Friuli e del Trentino devastate. 11 regioni hanno presentato le richieste di stato di emergenza che sarebbero già arrivate al Dipartimento della Protezione Civile. Dal Veneto alla Sicilia, dall'Emilia Romagna alla Sardegna è già in giornata, saranno trasmesse a Palazzo Chigi. La testimonianza di vicinanza del governo ai cittadini dei luoghi colpiti nei giorni scorsi. Questa mattina in Liguria è arrivato il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha visitato la sede della capitale. Capitaneria di Porto, poi il sopralluogo a Portofino con il borgo del Tiguglio ancora isolato, infine la tappa a Rapallo. In Liguria è di nuovo allerta gialla per la nuova ondata di piogge e preoccupa non poco il Polcevera anche nel tratto sotto il ponte crollato. Nella dichiarazione di stato di emergenza la Liguria non può non esserci e quindi dovrà esserci anche un commissario che abbia la possibilità di seguire procedure semplificate, perché queste sono emergenze e non possiamo trattare nella maniera ordinaria. La conta dei danni in tutta Italia appena iniziata, il ministro ha stimato un computo totale superiore ai 3 miliardi di euro. Questa mattina invece nella cattedrale di Palermo si sono svolti i funerali delle 9 vittime, ci sono 2 bambini e un adolescente di quella villetta totalmente abusiva che il comune doveva demolire.
Applaudono e urlano il suo nome. Sono gli amici di Federico Giordano, 15 anni, quando l'onda di acqua e fango lo ha raggiunto, ha cercato in tutti i modi di salvare la sorellina di un anno. È il giorno del dolore e della rabbia a Palermo. I feretri delle 9 vittime della tragedia di Casteldaccia entrano nel Duomo sorretti a braccia. La città si ferma per stringersi intorno a Giuseppe Giordano, che ha visto morire la moglie, 2 figli, genitori, la sorella, il fratello, il nipote di 3 anni e la nonna di quest'ultimo. Dobbiamo fermarci, non possiamo proseguire oltre indifferente dinanzi a tanta sofferenza. Dobbiamo cambiare tutti, dobbiamo convertirci, ha scritto l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice in un messaggio letto durante l'omelia. Centinaia le persone presenti, sindaci del governatore della regione Nello Musumeci rimangono in disparte e all'uscita scoppia la polemica. Non c'era nessuno da Roma, siamo stati abbandonati come sempre. La Sicilia abbandonata dallo Stato, ha detto la cugina di Giuseppe Giordano. La presenza della famiglia proprietaria della villetta è stata impedita. In una intervista a Repubblica Oggi Antonino Pace racconta di una precedente inondazione durante la quale loro stessi avevano perso tutto, ma sulla tragedia dichiara: l'avevo avvisato di andarci solo d'estate, quella è campagna, c'è il fiume a 200 metri. Ai proprietari è stato impedito anche l'accesso alla casa della strage, sequestrata dalla procura di Termini Imerese. I magistrati sono al lavoro per chiarire le responsabilità di quelle morti. Nel fascicolo aperto per omicidio e disastro colposo al momento non figurano indagati. L'abitazione, come molte altre della zona, è abusiva. Nel 2008 il comune aveva emesso un provvedimento di demolizione, un ordine mai eseguito. Per via di un appello al Tribunale Amministrativo Regionale, aveva detto il sindaco del paese, che poi è stato contraddetto sia dal Consiglio di Stato che dallo stesso TAR, che ieri ha precisato la villa doveva essere distrutta nonostante il ricorso. L'ordinanza di demolizione non è mai stata sospesa. Oggi il Codacons ha presentato 2 esposti, una alla procura di Palermo, l'altra alla procura di Termini Imerese, contro il primo cittadino per omissioni di atti d'ufficio in relazione al mancato abbattimento. E in Sicilia proseguono le ricerche di Giuseppe Liotta, il medico quarantenne disperso da 3 giorni nel Corleonese. E a completare il servizio della collega c'è questa notizia: i proprietari della villetta abusiva di Casteldaccia erano già stati condannati con pena sospesa per abusivismo edilizio nel 2010 e la sentenza ordinava anche la demolizione del manufatto. E adesso con la nostra inviata andiamo nel Veneto. A Fozza, paesino dell'altopiano di Asiago di 700 abitanti, la principale risorsa è il legno. La segheria di Gimmi Onizzolo esiste da quasi 40 anni. Solo qui intorno sono venuti giù circa 60.000 metri cubi di piante, in tutto l'altopiano tra le 300 e le 500.000. Il prezzo del legno è destinato a crollare. I piani dei comuni prevedono che si possano tagliare ogni anno 10.000 alberi, ma adesso qui per 30 anni bisogna fermarsi. Che succede a un'economia che vive di questo? Aspettiamo che i capi della provincia ci dicono cosa fare, poi proviamo ad asportarli il prima possibile, perché c'è un danno, che c'è il parassita che si chiama bostrico, che attaccherà anche le piante che sono restate in piedi. Adesso il prezzo del legno crollerà. Se prima costava 100, adesso viene a costare 20 euro al metro cubo. 1 milione di metri cubi di alberi caduti in tutto il Veneto, ma tantissimi danni anche in Friuli, in Trentino, in Alto Adige. Non solo le foreste, ma anche strade disastrate e abitazioni con tetti scoperchiati. Serve un'assicurazione ambientale sui disastri della natura, ha detto il governatore del Veneto Zaia. La situazione più critica rimane quella dei paesi del Bellunese. Un esercito di volontari della protezione civile, vigili del fuoco e anche cittadini ogni giorno lavorano con la pala per liberare le strade dal fango e dai detriti. A Roccapietore manca ancora l'acqua, il maltempo ha danneggiato l'acquedotto e si cerca di capire come risolvere la situazione prima che arrivi il freddo. Roberto Battiston è stato revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana, lo rende noto lo stesso fisico che è alla guida dell'ASI dal 2014, spiegando che il ministro Bussetti, titolare tra l'altro della ricerca scientifica, gli ha comunicato la cessazione immediata dall'incarico. Dice Battiston che questo è il primo caso di spoil system, cioè di avvicendamento al cambio di governo in un ente di ricerca. E ieri vi davamo conto nel corso del telegiornale di questa notizia. Oggi si sa che c'è anche una ragazza italiana tra le vittime, tra i dispersi del crollo di un palazzo avvenuto ieri a Marsiglia.
Simona Carpignano, 30 anni, di Taranto, è la ragazza italiana dispersa nel crollo di due palazzi avvenuto ieri mattina nel centro storico di Marsiglia. Simona viveva al numero 65 di Rue d'Aubagne, laureata in lingue, parlava anche l'arabo, si era trasferita in Francia 6 mesi fa e aveva raggiunto un amico in cerca di lavoro. Il palazzo è imploso, insieme al palazzo vicino 4 e 5 piani che ufficialmente dovevano essere disabitati ma con ogni probabilità erano occupati illegalmente. Insieme con la ragazza italiana sono disperse altre persone tra 5 e 8, dicono le autorità locali. Il padre della ragazza ha raggiunto la città francese e si trova negli uffici della polizia in attesa di avere notizie della figlia. L'urgenza è salvare le vite, ha detto il ministro francese dell'interno Christophe Castaner, che da ieri è sul posto per seguire personalmente le ricerche dei soccorritori che dureranno ancora diversi giorni. Si lavora, ha spiegato il ministro, nel modo più meticoloso possibile nella speranza di trovare eventuali sopravvissuti, anche perché nella prima parte delle ricerche abbiamo scoperto qualche sacca di sopravvivenza che forse riaccende un po' di speranza. Nelle operazioni sono impegnati circa 100 vigili del fuoco che continuano a scavare sotto le macerie nonostante la pioggia battente. Da qui oggi è stato estratto il corpo senza vita di un uomo e poco fa quello di una donna. Il procuratore della Repubblica di Marsiglia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Gli amici di Simona Carpignano hanno diffuso un appello sui social chiedendo a chiunque abbia notizie della ragazza di attivarsi in qualche modo. È alta, magra, bionda e gli occhi azzurri, si legge nell'appello. Aiutateci a ritrovarla. La storia di Asia Bibi, la donna cristiana condannata per blasfemia in Pakistan e poi è stata assolta. La donna non può lasciare il paese per le proteste dei fondamentalisti islamici. Il marito ha fatto un appello e ha chiesto aiuto all'Italia. Di questo si sta occupando il governo italiano e anche il presidente del Parlamento europeo Tajani ha invitato il marito e la famiglia ad un incontro appunto al Parlamento europeo. Chiedo al governo italiano e faccio appello per aiutarci a uscire fuori dal Pakistan, a me, la mia famiglia, che siamo in pericolo in Pakistan. Questo è il disperato appello in un videomessaggio inviato ad aiuto alla Chiesa che soffre dal marito di Asia Bibi, la donna cristiana condannata in Pakistan 8 anni fa all'impiccagione per blasfemia perché cristiana e pochi giorni fa assolta dalla Corte Suprema. L'assoluzione di Asia Bibi ha provocato dure proteste organizzate da gruppi dell'estremismo islamista. La polizia ha reso noto di aver arrestato 1.100 persone per i disordini. Nei 3 giorni seguiti alla sentenza sono stati feriti diversi poliziotti. Gli arresti sono avvenuti per ordine del Ministero dell'Interno alle province e alle agenzie federali per cercare di fermare i violenti. Asia Bibi e la sua famiglia a causa delle proteste hanno paura e per questo il marito Masi ha concluso il messaggio dicendo: è importante l'attenzione della comunità internazionale e dei media per mantenere viva mia moglie e per proteggerci. Abbiamo difficoltà anche a trovare da mangiare. Lui e la figlia Aisham erano stati in Italia lo scorso febbraio come testimoni dell'evento dell'aiuto della Chiesa che soffre, Colosseo Rosso. In quell'occasione il monumento era stato illuminato per solidarietà con i cristiani perseguitati nel mondo per la loro fede. Ci stiamo lavorando con altri paesi occidentali con discrezione per evitare problemi in loco alla famiglia, ha detto il ministro dell'Interno Salvini. La priorità è assicurare un futuro a questa povera ragazza e alla sua famiglia. Con il Pakistan abbiamo relazioni commerciali, non è certo un nemico. E ci muoviamo con molta discrezione e attenzione, ma combattiamo ogni fanatismo, ha aggiunto il ministro. Il governo faccia subito tutti i passi necessari per accogliere in Italia Asia Bibi, ha scritto su Twitter l'ex premier Paolo Gentiloni. Torniamo adesso sulla vicenda dell'uomo condannato per 'ndrangheta che ieri per molte ore ha tenuto in ostaggio 5 persone in un ufficio postale. Sono un delinquente onesto, un ladro che non ha mai fatto male a nessuno, ma quale mafia? La 'ndrangheta a Reggio Emilia non c'è, date la caccia all'ISIS e ai terroristi islamici. È il delirio di Francesco Amato, 55 anni, condannato a 19 anni di carcere per il processo ai clan calabresi in Emilia, quando ieri, dopo aver tenuto in ostaggio per 8 ore con un coltello gli impiegati dell'ufficio postale della frazione di Pieve Modolena, si è finalmente consegnato ai carabinieri. In caserma e nelle redazioni locali dei giornali lo conoscono bene. Sono anni che è in scena proteste clamorose, cartelloni attaccati in tribunale con immagini sacre
dove reclama la sua innocenza. L'ufficiale che ieri ci ha parlato lo definisce sopra le righe, come sempre. La sua versione è quella dei parenti, che ieri erano fuori dall'ufficio postale per dire che il suo è un caso di mala giustizia. Forse stava esagerando, ma solo un poco. No, lui lo fa solo perché vuole diminuita la pena. Dice, io non ho fatto nulla, avere 19 anni sulle spalle una persona che non ha fatto nulla, e secondo me non è onesto, non è Italia questo. Fatto sta che Amato, che si è arreso dopo aver parlato per ore con i negoziatori dei carabinieri, ma lui chiedeva di essere messo in contatto con Salvini, come aveva spiegato la direttrice dell'ufficio postale a una sua cugina lì fuori. Gli ha mandato dei messaggi? Sì. Che dice? Che insomma sono un po' preoccupati, ovviamente, insomma è normale. Questo lo scrive sua cugina, è pazzo, vuole parlare solo con Salvini. Sì. Di sicuro non ha migliorato la sua situazione. Era latitante da qualche giorno dopo la condanna in primo grado. Ora è indagato per la vicenda di ieri. I magistrati stanno decidendo quale reato contestargli, se questo di persona semplice oppure di un altro tipo, che è la presa di ostaggi per costringere lo Stato a compiere un'azione sotto minaccia, che prevede da 25 a 30 anni di carcere e sarebbe praticamente una tomba, considerata l'altra condanna per le storie di mafia. Siete stati bravi, ma voi lo sapete, io non sono cattivo, non sono un boss, diceva ieri ai carabinieri mentre lo portavano via dalle poste. Ancora cronaca, il Tribunale Militare ha emesso la sua sentenza nei confronti dei due carabinieri accusati in sede penale del presunto stupro di due studentesse americane avvenuto a Firenze la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2017. I due sono stati assolti dal peculato militare per aver usato l'auto di servizio e sono stati condannati per 6 mesi per violata consegna, ma la pena è stata sospesa. Alcuni mesi fa i due militari sono stati destituiti dall'arma dei carabinieri. In sede penale il processo a loro carico è in corso. E adesso torniamo negli Stati Uniti perché è sotto processo uno dei criminali più famosi al mondo, El Chapo. È ancora uno degli uomini più ricchi del pianeta ed è stato il criminale più ricercato e pericoloso tra Stati Uniti e Messico. Joaquin Guzmán Loera, detto El Chapo, è arrivato dove più temeva, alla sbarra di un tribunale americano con 17 capi di imputazione, tra cui 33 omicidi, traffico di droga, possesso di armi, riciclaggio di denaro. Nel corso della sua carriera di capo del cartello di Sinaloa ha temuto solo una cosa, l'estradizione negli Stati Uniti. Per evitarla, corrotto fino ai livelli più alti politici e poliziotti, messicani e non solo, ma dopo la seconda evasione e l'ultimo arresto la sua storia è finita nel gennaio 2017 in una cella di New York, dove vive in isolamento e sotto strettissimo controllo. Il processo è cominciato ieri in un'aula blindatissima, l'identità dei giurati resterà anonima come quella dei testimoni. Anche da un carcere di massima sicurezza il capo del cartello di Sinaloa, che ha inondato Stati Uniti e mondo di cocaina e droghe sintetiche, continua a fare paura. Il figlio di un povero contadino che coltivava papavero da oppio in un remoto angolo dello stato di Sinaloa ha cominciato da ragazzino la carriera criminale che lo ha portato a sostituire i cartelli colombiani e diventare più potente di Pablo Escobar, ucciso nel 93. Aveva a sua disposizione un esercito con mezzi blindati e sottomarini, ingegneri che costruivano tunnel tra Stati Uniti e Messico, conti correnti in dollari ovunque, un patrimonio che ne ha fatto uno degli uomini più ricchi del mondo. Un potere che alla fine gli ha dato la testa e gli ha fatto commettere un passo falso dopo la seconda clamorosa evasione nel luglio 2015 da un carcere di massima sicurezza messicano. La versione ufficiale racconta di un tunnel scavato fino al piatto doccia della cella, costantemente controllata dalle telecamere da cui sarebbe scappato. Durante l'ultima latitanza, El Chapo è stato contattato dall'attore americano Sean Penn, ha accettato di concedere un'intervista, ma le conversazioni erano intercettate. Dopo 6 mesi è stato di nuovo arrestato. Infine, un anno dopo, il suo peggiore incubo si è materializzato. Tra misure di sicurezza degne del più pericoloso dei terroristi, è stato portato nel carcere di New York, che non a caso viene chiamato Piccola Guantanamo. Ci fermiamo a tra poco con lo sport.
Bentrovati, dunque comincia stasera una settimana importante per le italiane che sono impegnate in Champions League. A San Siro si gioca Inter e Barcellona, Leo Messi è ancora in dubbio ma sicuramente andrà in panchina, mentre a San Paolo c'è la sfida tra Napoli e il Paris Saint-Germain di Gigi Buffon. È la notte del gran gala di Champions League a San Siro. L'Inter ospita il Barcellona due settimane dalla sconfitta del Camp Nou e per Spalletti e i suoi è la sfida della rivincita davanti a più di 73.000 tifosi per il nuovo record di incassi, quasi 6 milioni. L'obiettivo è quello di dimostrare di essere all'altezza dei fenomeni blaugrana e di centrare già da stasera gli ottavi di finale. Inutile dire che l'impresa è difficilissima, ci vorrà la migliore Inter vista negli ultimi tempi e tutti dovranno essere al top, anche Nainggolan appena recuperato dall'infortunio. Serata chiave per Icardi ma anche per Perisic e Brozovic insieme a Politano al quale Spalletti ha voluto dare fiducia. Ancora in dubbio la presenza di Messi, che comunque andrà in panchina, ma il Barça ha già dimostrato all'andata di poter vivere anche senza di lui, grazie alla classe di giocatori come Suarez, l'ex Coutinho, Rakitic, Busquets e Arthur, già ribattezzato il piccolo Xavi. Certo è che con Messi in campo sarebbe un'altra storia. È chiaro però che con Messi è un'altra cosa. Messi è il più forte, è uno dei più forti al mondo dei calciatori. Per personalità, per qualità, per velocità di gioco, quello che dicevamo prima, nel tempo che gli altri toccano palla due volte, lui la tocca quattro volte e gli ci rientra ad aspettare un pochino, per cui... E poi c'è l'altra partita stellare, quella del San Paolo, dove arriva il Paris Saint-Germain dell'ex Cavani, di Neymar, di Mbappé, il giocatore più costoso del mondo, di Di Maria e di Gigi Buffon, che per la prima volta torna a difendere una porta in Italia da avversario. Aver avuto la fortuna di poter rientrare in una partita così importante in Italia e a Napoli è un qualcosa che inevitabilmente mi regala delle scosse importanti. Sarà la notte di Insigne e Callejon, ma soprattutto di Mertens. Troppi gol per non schierarlo da titolare. Serata speciale anche per Carlo Ancelotti alla 200ª partita europea con 8 squadre diverse e 3 Champions vinte. L'ambiente è quello giusto, la fiducia c'è dopo aver visto la gara di andata, ma attenzione a Neymar e compagni perché verranno al San Paolo per vincere. Di sicuro verranno per vincere, ma perché è nella mentalità delle grandi squadre di giocarla per vincere, non per fare speculazione sulla classifica. Alla vigilia al sorteggio non era così, eravamo alla terza ruota del carro e adesso siamo lì. E domani altri due impegni importanti per le altre italiane impegnate in Champions League, CSK Mosca-Roma e Juventus-Manchester United. I giallorossi in testa al loro raggruppamento proveranno a mettere da parte le delusioni del campionato. Il pareggio per andare agli ottavi, la vittoria per blindare il primo posto. In Europa la Juventus vuole chiudere subito i conti e potrebbe farlo già domani sera a Torino contro il Manchester United. Qualsiasi risultato diverso dalla sconfitta qualificherebbe con due giornate di anticipo i bianconeri al comando del girone a punteggio pieno e con la miglior difesa dell'intera Champions League. Zero gol subiti nei primi 270 minuti continentali. Condizioni ideali se non fosse che proprio alla vigilia del faccia a faccia con gli inglesi, Allegri debba gestire un'improvvisa catena di infortuni con diversi giocatori in infermeria. Douglas Costa e Bernardeschi salteranno quasi sicuramente la gara con i Red Devils, qualche speranza in più per Matuidi e Cancelo. A centrocampo potrebbe rientrare Khedira, mentre Mandžukić sembra aver superato i problemi alla caviglia. Il bollettino medico non fa dunque sorridere il tecnico juventino che vorrebbe confermare il 4-4-2 con il quale due settimane fa si è imposto per 1-0 all'Old Trafford, facendo infuriare Mourinho e creando ulteriori nostalgie a Pogba, che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a Torino. Sempre domani sfida chiave per la qualificazione anche per la Roma, sbarcata a Mosca per ipotecare la fase ad eliminazione diretta. Nello stadio dell'ultima finale mondiale, i giallorossi, che guidano il gruppo con gli stessi punti del Real Madrid, proveranno a dimenticare gli affanni del campionato contro il CSKA, già battuto per 3-0 all'Olimpico. In Russia, Di Francesco vuole ritrovare il volto migliore della sua squadra, mostrato finora soltanto in Europa.
tenuto a riposo a Firenze, il tecnico ripropone Manolas al centro della difesa e pensa di rilanciare Cristante a centrocampo al fianco di Zonzi, riportando Lorenzo Pellegrini nel ruolo di trequartista. Assenti De Rossi, Luca Pellegrini e Perotti, probabile l'utilizzo di Florenzi in avanti, con il ritorno di Santon terzino destro. Inamovibile Dzeko, in attacco scalpita Schick, che potrebbe trovare spazio da esterno offensivo. 500 i tifosi al seguito della Roma e allerta massima nella capitale russa dopo gli incidenti della partita di andata. Allora, per lo sport è tutto, però c'è una puntualizzazione che vi vogliamo dare, perché nelle telegiornali vi abbiamo dato conto della revoca dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale di Roberto Battistone da parte del Ministero. Ora è arrivata appunto la precisazione del MIUR, si tratta di una verifica formale relativa alle modalità in cui è avvenuta la nomina appunto di Roberto Battistone alla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per ora è tutto. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG delle 20 e poi con la lunga maratona dedicata alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti a partire dalla mezzanotte. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi. Vi lascio adesso a Tagata e a Tiziana Panella.